poi è andata al Central Nervo, è giusto che metta la faccia nel mondo cittadino. Senti, Luca male oggi. Sì, è giustificazione. Non che deve essere giustificazione, insomma. È difficile trovare le parole, ok? Ma non per la mia emotività del momento e del luogo, ma purtroppo noi oggi ci giocavamo tanto e visti anche gli anticipi di ieri, che ha vinto tutte, che tutte ha preso punti, dai, diciamo così. E noi siamo venuti a fare la partita, insomma, come che fiamo di solito, condita magari anche da possesso e aggressività, però in questo momento qui noi ne manchi gli ultimi 20 metri. E perciò per uno che guarda la partita, per uno che analizza, mi dire male, perché se non ti tiri in porta, è il calcio, ma non lo non riusciamo a liberare, ma è un po' altro. Petto ancora maggiore, ha preso il gol in 10 contro 11. Sì, lì. Rilassamento mentale anche inconscio. Sì, lì Alberto adesso mi ha appena detto Luca dovevi usare di più, Ballarini. E ho detto sì, ma non come uomini, ma come atteggiamento. Probabilmente lì non so cosa sia successo. Non so cosa sia successo perché se andiamo me il primo tempo. Riconquistavamo subito la palla, è vero, gli Acronia si è fatto due buone ripartenze, ma siamo riusciti subito a prendere la palla alti come lui piace fare, eccetera. Però io onestamente non abbiamo più fatto gli ultimi, non so quando vi gesta 10 loro. 14esimo del. Cioè in mezz'ora di tempo mi aspettavo sì che il Delta. Perché alla fine noi rincoravamo anche bene, ma non che c'era più ritmo, e allora. Mi stupisce questa cosa qua perché a Est abbiamo fatto un gran secondo tempo, con Giorgione un gran secondo tempo, di solito questa è una squadra che non voglio mai, una squadra che comunque ha dei valori importanti. Oggi mi ha stupito, non so se. Forse è il clima del derby? Bah, non lo so, perché il derby è magari mio, onestamente, ma non c'entra, non credo, perché noi siamo venuti qua. Sapevamo che Clodiense, lo sapevamo all'andata che a Clodiense. Cioè, a Chioggia con la Clodiense si poteva rischiare grosso, perché insomma a Chioggia c'è una mazza grande quest'anno qua. Solo la Samu di Bacelli, solo la Samu di Bottimo. Che non va neanche su io. Credo, e questo credo che testimonia comunque onestamente anche il valore della squadra, perché insomma a tre quarti del campionato essere quinti o sesti, noi siamo quinti loro sesti, vuol dire insomma complimenti anche alla Clodiense. Stessa domanda che ho fatto a Ivano, dove i meriti della Clodiense e dei meriti del più uno più largo o più l'altro? È una domanda difficile proprio, guarda, veramente non trovo le parole anche in dettaglio della mia emotività, ma la Clodiense probabilmente con le grandi si esalte in casa soprattutto e noi abbiamo il gioco giusto probabilmente per loro, perché aspettare lì il Delta e poi ripartire come ha fatto, al di là che il gol non è venuto fuori da una vera ripartenza, il gol è venuto fuori da un'azione, quello parlo più chiaro, perciò si è anche meritato, lì che si è a disattenzione, loro giocare in quella maniera lì, chiuse e ripartire, gli riesce bene, perché ha due giocatori sull'esterno che fanno un buon gioco sotto quell'aspetto lì, Pradolini e Lella. L'11 in Bosese l'ho già visto, c'è uno che sa lottare per quella roba per far salire la squadra quando che magari. E poi, insomma, loro, il binario della ripartenza è il loro migliore, insomma, me lo dice anche Alberto. Stupisce Luca il fatto che nonostante a un certo punto abbia messo dentro tutte le due di fronte, non sempre riesce a tirare le sì. Me l'ha detto, ripeto, che è molto molto difficile quando si accorciano le linee difensive così trovare i spiragli, perché parliamo sinceramente, la Clodiense ha fatto una buona partita, noi dovevamo buttare solo il cross del fondo e non siamo arrivati lì, la colpa mia nostra, cioè, probabilmente come mai non riusciamo a arrivare sul fondo, ecco. A destra magari con Albertini qualche volta che siamo arrivati, a sinistra invece è. Adesso Luca è dura. È dura, però non so, era dura anche tre settimane fa, eravamo a 5 e si è ritornati a 2. Mi credo che sia 27 partite, credo ci siano dentro 7 scontri diretti se non sbaglio, 6 o 7, non nostri ma tra le prime. E noi comunque faremo il nostro dovere. La roba che non si rimprovera alla squadra è la volontà. Poi oggi
non se rimprovera la squadra, ma magari ce lo rimproveriamo tutti quanti, il fatto di essere inconcludenti. Però la volontà, credo che nessuna di queste, diceva quante persone che c'erano, su questo migliaio di persone credo che nessuno possa dire che ha detto di mancare volontà, cioè, la voglia comunque di correre, di lottare, di combattere. E il fatto della conclusione probabilmente è una pecca in questo momento qua, bisognerebbe sbloccare il risultato, non ci riusciamo, ma noi le ultime 9 partite le giocheremo per fare, per provare a fare il massimo. Però forse quasi un bene che mercoledì si ritorni subito in campo? Sì, ritornare in campo già, dopo una sconfitta è ottimo, perché mercoledì vorremmo tornare immediatamente alla vittoria. Di fronte ai nostri tifosi, anche oggi sta incredibile. Mercoledì abbiamo il Tamari, e credo che mercoledì la nostra ghiacciava il bombonera, giusto, corrigiamoli. Ne deve dare il coraggio di vincere, come ho detto, avremo la vittoria e ci rimetteremo lì, siamo quinti, pian pianino, passetto dopo passetto, proviamo a riaccorciare. Va bene, ci siamo riaccorciati. A posto. Ciao, ciao.